E buonasera, buonasera, benvenuti a questa nostra seconda puntata di A Teatro. Questa sera abbiamo ospite una donna di teatro, drammaturga, regista, attrice, nonché insegnante di recitazione, Tiziana Confalonieri. Vediamo se... Buonasera, eccoci Tizi, ciao. Buonasera, buonasera Daniele, buonasera. Come stai? Bene, bene, grazie, Bene. bene, perché il periodo ci rivede un po' in cammino, per cui bene. Il periodo ci rivede in cammino e in attività. Allora, in questa nostra breve chiacchierata, mi piacerebbe che tu raccontassi un po' innanzitutto come diventi donna di teatro nella vita, in che momento capisci che questo è il tuo compito nel mondo, e poi le varie sfaccettature. Tu sei un'artista versatile, eclettica, che ti destreggi tra palcoscenico, scrittura, TV, cinema. Per cui un breve excursus per raccontarci un po' chi sei. Chi sono? Allora, Tiziana Confalonieri mette piede su un palcoscenico la prima volta nella sua vita a 6 anni, perché io inizio, come tante bambine degli anni 70, inizio con la danza classica, per cui il mio incontro col teatro è mediato dalla danza classica, un incontro, un amore sconvolgente, e lo dico sconvolgente perché mi ha proprio. Niente, mi ha ingabbiata e poi da quel momento è stato solo una prigione infinita, bella, bellissima. Quindi io per molti anni ho danzato fino a una crisi importante perché in età adolescenziale la danza non si è poi rivelata il sogno che avevo in testa, o quantomeno non ha preso quella forma. Ero un enfant prodige, per cui ero già in televisione a 16 anni, intervistata, però poi non è diventata quella roba lì. E al provino alla Scala che mi è andato male, io sono crollata completamente. Quindi, insomma, e questo però mi ha dato poi tutta una dimensione umana che oggi mi aiuta quando faccio formazione ai giovani. A raccontare un po', grazie alla mia esperienza anche di grande sofferenza, come amare tutto questo, come amare l'arte e queste forme di espressione che ci incantano, ma con la dovuta salvaguardia anche della nostra stabilità. Quindi questo fa di me oggi un'insegnante un po' saggia, mettiamola così. Quindi mi sono un po' straniata dal palcoscenico, dalle luci della ribalta per un po' di anni, ma poi lo sai, Daniele, lo sai anche tu meglio di me, quando poi, come dici tu, sai che il tuo luogo è quello e la tua missione in questo giro, no? È questa, torna. Quindi è uscito dalla porta, è rientrato dalla finestra, e quindi poi la folgorazione dopo i 20 anni col teatro proprio inteso come, diciamo, prosa, come azione teatrale, come recitazione, per cui lì inizia la mia lunga avventura mai più terminata, e quindi mi sono riavvicinata al mondo del teatro, di questo palcoscenico, di queste luci, di questa polvere e di questi tendoni così importanti con il teatro e con una saggezza nuova, con una stabilità e un lavoro su me stessa che mi è costato tanta fatica, però questo mi ha permesso un riavvicinamento un po' più solido. Poi, vabbè, la mia vita è stata un po' rocambolesca, perché nel frattempo, quando avevo un po' deciso che mi faceva troppo male quel luogo e quindi l'ho lasciato, poi ho iniziato a fare altro, quindi sono diventata un consulente informatico anche di successo, quindi sono andata da tutt'altra parte. E quindi poi a un certo punto il teatro per me era solo un hobby, doveva rimanere un hobby, una passione, così non mi faceva male come la prima esperienza. Solo che poi a 35 anni non ce l'ho fatta più, nel senso che era complicato per me lavorare fino alle 8 di sera, poi dopo le 8 di sera andare a fare teatro e stare in ballo fino all'una di notte, alle 2 di notte, dormire 4 ore, l'ho fatto per un sacco di anni per coltivare questa passione parallela. A 35 anni ho detto: Tiziana, cosa vuoi fare da grande? Perché così non ce la farai più. E allora ho mollato tutto, ho mollato un lavoro straordinario, un contratto a tempo indeterminato, la certezza, la sicurezza nella vita, tutte queste cose, il lavoro sicuro per seguire la mia passione. E sono qui oggi. E come dici tu che mi conosci, poi ho dato libero sfogo un po' alle diverse anime di questa mia passione.
che si declinano nella scrittura, nella regia, nell'aver fatto tanto palcoscenico, televisione. È tanta formazione oggi, cioè portare il desiderio di portare questo dono, questo diamante a tutte le persone. No, è interessante quanto dici, perché è proprio l'evidenza che prima o dopo, come dire, la struttura di ciò che siamo si impone, no? Cioè uno può anche, come dire, non mascherare, perché di fatto probabilmente tu sarai stata e saresti stata una consulente informatica ottima, di grande successo, ma ciò che poi ci costituisce col tempo emerge sempre con più forza, no? Probabilmente perché appunto anche questa tua inclinazione artistica aveva bisogno di una maturità, anche di una rielaborazione dopo le delusioni che avevi vissuto e che hai raccontato nell'ambito più adolescenziale, giovanile. E questo è molto interessante. E di fatto poi tu questa cosa non, questa tua inclinazione, questa tua passione non la tieni per te, non la autoriferisci, ma diventa un luogo anche fisico, in cui di fatto avviene quella formazione di cui parlavi, in cui avviene quella crescita, in cui mi viene da dire si concretizza quella che io amo chiamare l'educazione anche alla teatralità, alla scena, perché diventa proprio uno strumento educativo per tutte le persone che hai davanti. Raccontaci un po' di Pantagruele, insomma. Di Pantagruele, sì, esatto, perché poi io ho iniziato in diverse compagnie, quindi ho lavorato in diverse compagnie, tra cui, lo voglio dire perché è stata, ma per me è una compagna di scena straordinaria. Io sono stata al fianco di Francesca Paganini, che è stata conduttrice in Rai di diverse edizioni dell'Albero Azzurro, per cui ho iniziato in compagnia con lei, affiancando lei, e per me è stato un inizio straordinario. Con un interprete incredibile e una persona di spessore enorme. Quindi sono stata in compagnia con lei e con il marito Maurizio Pini per molti anni, poi sono stata nella compagnia di teatro Urlo a Lodi, quindi sono stata in diverse situazioni, ho insegnato in diverse scuole, tra cui anche il CTA di Milano, e dopo questo lungo pellegrinaggio di esperienze che mi hanno nutrita, che mi hanno entusiasmata, mi hanno formata, ho sentito il bisogno a un certo punto di un mio progetto, cioè proprio bussava forte alla porta la necessità di un mio progetto, e da lì è nato nel novembre del 2011, perché qui questo è un mese importante. Anzi, oddio, oggi che giorno è? Che numero è oggi? Oggi è il 12. Ieri. 11 novembre 2011. Oddio, quanti 11? Lo sto capendo. 10 anni, cioè 10 anni. Oggi siamo ai 10 anni, data importante. Abbiamo compiuto 10 anni ieri, no? Per cui Pantagruele Teatro nasce da questo bisogno di un progetto mio, no? Quindi un luogo davvero dove mettere, far convergere un po' tutte quelle esperienze, eccolo qua, il mio Pantagruele Teatro. Il nome nasce proprio dalla ricerca del nome, poi l'aver trovato Pantagruele, nasce proprio dal desiderio che io avevo di creare, di avere un luogo, di istituire un luogo dove la base di tutto quello che avrei fatto sarebbe stato comunque il sorriso dell'anima, lo stare bene, il benessere. Quello era il mio orizzonte, no? Il mio faro. E allora ho cercato lungamente, poi ho trovato quest'opera di François Rabelais del 1500, Gargantua e Pantagruel, e l'incipit dell'opera mi è piaciuto tantissimo perché parla proprio del sorriso, come di un elemento potente che ci alimenta e ci segna la via, ecco. Poi io ho fatto anche delle esperienze di comicità, quindi a proposito del sorriso, sono transitata da Zelig, ero stata presa, avevo superato il provino, mi sono esibita diverse volte in Viale Monza, nello storico locale di Viale Monza, poi avevo sentito che non era quella la mia missione, perché mi piaceva il sorriso, sì, la leggerezza, ma non necessariamente il dover far ridere
far ridere tanto ogni 30 secondi, che è una grande arte e abilità che non ho, non mi riconosco, anche se avevo fatto quella bellissima esperienza e Gino e Michele avevano creduto in me. Ma il sorriso inteso in un altro modo, in modo un po' più ampio, inteso proprio come stile di vita, guardare la vita con gli occhi del sorriso nell'anima, un sorriso più profondo. Ecco, io lavoro su quello, noi a Pantagruele lavoriamo su quello, perché poi non sono da sola, la famiglia poi è cresciuta, quindi al mio fianco ho avuto e ho ancora Valeria Pini che insegna con i ragazzi, che segue tutti i corsi ragazzi, oggi insieme a Susanna Ricci, e sono state tutte mie allieve che nel tempo hanno lavorato con me e oggi hanno studiato con me e oggi lavorano. Eccola qui la nostra bellissima Valeria, non c'è ancora la foto di Susanna Ricci perché è una new entry di questi ultimi mesi, sono straordinarie, ma poi da me sono transitati davvero anche dei grandi maestri, Alessandro La Rocca, pensiamo a Alessandro La Rocca, uno dei mimi più straordinari che abbiamo, ex fondatore di quelli di Groc, tra i primi fondatori di quelli di Groc, no? Che è stato anche mio maestro e poi è venuto al Pantagruele a insegnare l'arte del mimo, il movimento, il gesto espressivo, potente, narrativo. Ho avuto la stessa Francesca Paganini che ha tenuto corsi sulla voce, sulla predisposizione, Andrea Brancone, grande interprete, speaker, voce televisiva che magari senza che lo sappiate avete sentito più e più volte, per cui poi in questi anni sono passati tanti colleghi, tanti interpreti, Anna Scardovelli che è un'autrice straordinaria, una copyright straordinaria che ha scritto insieme, abbiamo portato in scena uno spettacolo molto bello, Una su Mille, la storia di una donna, Antonia Masanello, una storia vera, che si era travestita da uomo per imbarcarsi per la missione dei garibaldini. Per cui è uno spettacolo che stiamo riprendendo, perché il tema della donna, della femminilità, del quanto devo farmi uomo per fare delle cose o riuscire a raggiungere dei risultati. Oh, Giorgio Centamore, mi state facendo scorrere dei grandi amici che sono passati in questi anni da Pantagruele. Giorgio Centamore è un autore straordinario e nei film di Aldo Giovanni e Giacomo, autore comico e attore comico, nei film di Aldo Giovanni e Giacomo lui è quello che muore sempre, quindi guardateli bene, quello che muore sempre è lui, è questo signore straordinario, lui muore sempre, ha proprio un ruolo preciso in tutti i film di Aldo Giovanni e Giacomo, il morente. Bellissimo. Scusami Tiziana, mi piacerebbe che tu dedicassi, siccome una cosa a cui sono molto legato anch'io personalmente, due parole a una, perché uno dice la scuola di teatro magari fa il classico saggio di fine anno con gli allievi, ma non è proprio così nel tuo ambito, nel senso che cioè, ci sono anche i saggi di fine anno che guai, cioè tanto tanto di rispetto, però ci sono anche grandi produzioni, magari chiediamo alla regia se può andare sulla pagina dedicata alle produzioni, c'è una produzione che mi riguarda perché ne ho preso parte, che è la Shakespeareana, che tu hai messo in piedi con attori professionisti e allievi, ricordo, nel 2016, ed era stata una cosa, dal mio punto di vista, un'esperienza lavorativa eccezionale, perché tu eri riuscita ad entrare sia al Museo Diocesano facendo questa messa in scena itinerante divisa in tre settori, se non sbaglio, molto 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 intensa, e poi anche ricordo all'Istituto delle Orsoline eravamo nei sotterranei, forse nei sotterranei del Museo Diocesano, comunque ambientazioni favolose. Se vuoi raccontare come nasce questa cosa e che cosa ti ha lasciato. Sì, e tra l'altro dico che lo abbiamo appena rifatto, perché poi lo abbiamo, da quando c'eri tu, lo abbiamo rifatto ancora, siamo andati in ville storiche come Villa Reati del 600 e l'abbiamo rifatto adesso, due settimane fa, nella Certosa di Garegnano a Milano.
E narrando questo ultimo evento della Certosa, narro da dove nasce questa intuizione, no? Come dici tu, da dove nasce questo desiderio di questo format dove il pubblico è itinerante. Ma non è tanto questa la novità, perché il teatro itinerante c'è da un sacco di tempo, è una tradizione consolidata, ma il mio desiderio era quello di portare il teatro fuori da se stesso, fuori dal teatro, ma andare soprattutto in luoghi di grande bellezza architettonica, strutturale, paesaggistica, quindi alcuni luoghi con dei giardini all'italiana stupendi. Noi abbiamo un patrimonio in Italia architettonico, anche pittorico, no? Scultoreo, inenarrabile. Quindi io dico, ho sentito questo bisogno, dico il teatro deve proprio allearsi a questi luoghi di grande bellezza, ma attenzione, non andare in questi luoghi e che ne so, anche qui porto il Cyrano de Bergerac nella villa d'epoca tal dei tali, va bene, anche questo è già stato fatto. La mia operazione era ancora più intrigata, più complessa, cioè vado in un posto e di quel posto studio la sua struttura, la sua natura, la sua storia, il suo periodo, i suoi luoghi, le sue luci, il suo chiostro, i suoi giardini, e cerco o di portare autori e opere che abbiano a che fare con il suo tempo, la sua storia, e possano allearvisi e quindi raccontare quel mondo in maniera ancora più ampia, con uno scorcio ancora più ampio, o se non trovo autori che sento rispondenti, scriviamo dei testi ad hoc, cosa che per esempio abbiamo fatto in Villa Reati, questa villa del 600 con delle sale affrescate stupende, lì non avevamo trovato, allora abbiamo scritto, perché l'idea è non porto una roba teatrale che non c'entra niente con quel luogo e faccio l'operazione semplice, già molto bella, di portare il teatro fuori da se stesso, ma quello che porto deve dialogare con il luogo dove lo portiamo. Infatti tu ricordavi bene, no? Sotterranei, eccetera, perché noi, per esempio, quando c'eri anche tu nel cast, e c'eri quando avevamo possibilità più ampie, adesso i cast sono più ridotti, quindi immagino siamo adesso a 15-20 interpreti, quando c'eri tu nelle prime versioni eravamo più di 40, Daniele, ti ricordi? Certo. Più di 40 performer tra attori, violinista, danzatori. Ecco, lì andavamo nei sotterranei perché lì trattavamo parti di opere, in quel caso era Shakespeare, e tutte le cose più turpi che Shakespeare nelle sue opere ha narrato anche cose meravigliose, ma infatti le cose belle e leggere erano i piani alti, dove in quelle strutture si trovava la luce, nelle sale dove era celebrata l'elevazione dello spirito, il riso, la leggerezza. Assassini, vendette, eccetera, stavano nei sotterranei perché c'era proprio questa unione di quello che è il luogo e la natura di un sotterraneo con quello che per noi era il sotterraneo, il sotto, la cantina dell'animo umano, i luoghi più oscuri. Quindi, tra l'altro, tutto questo studiato insieme agli psicologi della scuola Lista di Milano, perché noi abbiamo fatto tutto uno studio approfondito con gli psicologi della scuola Lista di Milano, scuola di specializzazione, perché abbiamo studiato dal punto di vista archetipico l'atteggiamento di ogni personaggio, di ogni pulsione negativa, di quelle che avevamo messo sotto, dove sotto stanno le cose più turpi. E poi il pubblico camminava, piano piano risaliva. Infatti sotto c'era l'Amleto, di fatto, cioè il non plus ultra del tragico. Bravo, non plus ultra del tragico e anche veramente della macchia nell'animo umano delle peggio cose, dal delitto alla vendetta, questo rapporto un po' discutibile tra madre e figlio, no? Certo, il detto non detto, era veramente torbido, è un'opera torbida l'Amleto, stupendamente torbida. E quindi lo stiamo portando ancora in giro, e noi quest'anno, dopo un anno e mezzo di deprivazione del nostro corpo, della nostra energia fisica, perché abbiamo continuato a fare teatro, ma come tanti dietro questa webcam, no? Quindi anche con, lo dico, con un po' di piglio eroico, perché il teatro è acting, cioè è
azione. Per cui voi capite che è già un ossimoro mettersi dietro una webcam più o meno fermi, anche se ho fatto fare cose nelle stanze, gli ho fatto togliere i mobili agli allievi, spostare le sedie. Però, insomma, dopo questo anno e mezzo di privazione totale della relazione fisica tra gli attori, tra gli allievi, tra le persone, io ho sentito il bisogno di iniziare questo anno accademico, anziché aspettare il saggio di fine anno, come dici tu, a maggio, giugno dell'anno prossimo. Io ho detto iniziamo La andando bomba proprio. in scena e siamo andati in scena alla Certosa di Garegnano con l'obiettivo di portare anche un faro, accendere un faro su un luogo di grande bellezza milanese che non tutti conoscono, perché di Milano conosciamo il Castello Sforzesco, il Teatro alla Scala, il Duomo, i Navigli, Brera, insomma, e poi ci sono delle bellezze di Milano che, ecco, questo format ha anche il desiderio di andare a spostare, no? Come girare un faro su una bellezza clamorosa, uno scrigno che però pochi conoscono. Quindi anche Certo. l'obiettivo di dare luce ad altra arte, ad altra cultura. È quello che No, stiamo facendo. è assolutamente un intento e uno scopo molto, molto nobile e anche penso molto, molto culturalmente utile, nel senso che molti hanno la possibilità di arrivare a opere immense come quelle di Shakespeare, ma non solo, anche ad altre produzioni che voi fate come compagnia, come scuola, che magari non vedrebbero oppure di cui la gente sentirebbe solo dire. Guarda, io ti sono grato per questa breve chiacchierata in cui tu hai raccontato di te, della tua scuola, della tua vita, delle tue produzioni, ma soprattutto di ciò che ti tiene in piedi, che di fatto è la tua passione, no? Ti tiene in piedi come donna, come professionista. Per cui davvero ti auguro innanzitutto che la scuola possa incrementare le sue attività totali dopo questo periodo, come dicevi tu, in cui siamo stati un po' frizzati, mi verrebbe da dire con un termine tecnico, e poi veramente che tu possa essere contenta sempre, perché a me una cosa che colpisce di Tiziana, dovete sapere, è proprio il suo sorriso. Io ogni volta, adesso non ci vedremo vis-à-vis da un po' di anni, ma ricordo proprio che ogni volta che ci incrociamo per un lavoro, per un caffè, per una chiacchierata, c'è il sorriso che è il leitmotiv della tua vita, e questo di fatto poi è diventata anche ciò che tiene la tua scuola a partire dal nome. Quindi ti sono veramente grato, Grazie. ringrazio tutti. Posso Dimmi, rubare dimmi. 5 secondi per Certo. dire un'ultima cosa? Sì. Che non è meno importante di tutto quello che abbiamo detto adesso, solo perché lo dico in chiusura, ma ci tengo, c'è tutta una parte, diciamo, della vita in cui poi porto fuori dal teatro, ma proprio fuori fuori, nel senso che noi portiamo il teatro anche nel mondo delle scuole e delle aziende, dei territori, e dove lì, il teatro assume davvero la sua funzione sociale tra la gente, e anche quando andiamo nei mondi aziendali, lavorativi, eccetera, riuscire lì a portare la capacità che il teatro ha di trasformare, di potenziare, di nutrire, di come dire, creare, è commovente vedere cosa produce in quei mondi, cosa lascia. Questo per me è fare teatro, non è solo salire su un palcoscenico, che è la cosa più meravigliosa. Ma poi è vedere la vita e tutta la società civile come il nostro palcoscenico, la nostra missione è tutto. È verissimo, e infatti io invito tutti i nostri telespettatori ad andare a visitare il sito di Pantagruele Teatro, quello che sta scorrendo, perché quello che abbiamo raccontato è solo una parte delle attività della scuola di teatro che dirige Tiziana, ma appunto poi ci sono tanti altri aspetti, non meno interessanti di quelli che abbiamo raccontato, che danno vita proprio alla scuola e danno vita alla professionalità e alla creatività di Tiziana.
Grazie Tiziana, io ti mando grazie un abbraccio gigante. E io ti aspetto nella nostra... Assolutamente, verrò a trovarti insieme. Verrò a trovarti il prima possibile e ti auguro davvero che tu possa essere sempre così contenta in quello che fai. Ringrazio grazie. I nostri telespettatori. In bocca al lupo anche a te, Daniele. Grazie. E ci vediamo noi settimana prossima, sempre qui su A Teatro. Ciao!